piano casa del Comune di Napoli. È questo il tema d'apertura della nostra conversazione con Sandro Fucito, capogruppo comunale della Federazione della Sinistra, nonché componente della direzione nazionale di Rifondazione Comunista. Ecco, il piano casa, una boccata d'ossigeno per i cittadini. Noi siamo molto perplessi perché sicuramente non normare significa lasciare campo libero ad una legge regionale assolutamente sbagliata che può comportare gravissime vessazioni sul territorio. Tuttavia ci troviamo dinanzi ad un atto che è una delibera di giunta positivamente rivolta al Consiglio, perché purtroppo ormai la legge regionale consentirebbe alle giunte sinanche di decidere da sole. Quindi positivamente rivolta al Consiglio, ma in cui non possiamo non notare che, partendo dal presupposto che a Napoli c'è bisogno di casa, certo, ma c'è bisogno di persone che rientrino nel mercato delle case, perché ci sono 17.000 abitazioni sfitte. Partendo dal presupposto che basta costruirle le case perché si soddisfi questo bisogno, noi temiamo che vi sia da un lato uno scempio del territorio con carichi abitativi non sopportabili per la nostra città, per i suoi servizi, per le sue strade, dall'altro che ci si dimentichi che il grande bisogno della città di Napoli è quello di case fruibili a chi non ha la casa, e quindi politiche abitative e leggi nazionali, ma è il lavoro, ovvero riconvertire capannoni industriali a case, a seconde case, a case private, credo che porti dietro di sé un'idea dello sviluppo debole, un'idea del mattone come strumento di emancipazione di un territorio che è un'idea vecchia e datata, e rinunzi invece a quella spinta che noi vorremmo: microimprese, aziende ecocompatibili, nuovi insediamenti produttivi, perché senza il lavoro Napoli precipita, e questo è sotto gli occhi di tutti. Ecco, dice un detto napoletano: senza ranara non si cantano messe. Il Comune di Napoli ha approvato il bilancio, un bilancio lacrime e sangue? Il bilancio non è lacrime e sangue, perché è un bilancio che ha una forte spinta sociale, una progressività sui redditi. Certo, l'IMU, che è questa tassa balorda che il governo impone ai comuni di riscuotere e poi compartecipa alla riscossione, veramente molto grave, tutela la spesa sociale, ha tanti elementi positivi. Il tema vero è la crisi di liquidità. Napoli è il pieno dell'Italia, è il centro dell'Italia, non è vero che Napoli è una cosa diversa dall'Italia. A Napoli avviene ciò che avverrà in futuro in Italia. Vediamo i rifiuti, vediamo la grande crisi di liquidità, l'impossibilità degli enti locali a fronteggiare gli impegni finanziari, gravati da una serie di obbligazioni che sono impellenti e certe, ma con grossi crediti, ahimè, non riscuotibili. La vicenda della crisi mondiale degli i titoli subprime, le banche che saltano per l'aria, eccetera, ha in Napoli, guarda caso, una piccola metafora: 3 miliardi di euro non riscuotibili, non riscossi, contestati dalla Corte dei Conti. Il governo che non agevola attraverso nessuna legge, non il denaro, noi non vogliamo il denaro del governo Monti, lo vorremmo ma non ce lo dà, ma nessuna legge che consenta al Comune di Napoli di spalmare il proprio debito in un tempo lungo, di fare accordi con le banche, di attingere liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti, niente di niente. Questo è il grave problema nel quale può precipitare la città, le sue imprese che hanno i crediti, i cittadini che attendono i contributi, gli operatori sociali che non sono pagati, e i contributi per le vedove, per l'affitto, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il grande problema napoletano: un bilancio in equilibrio, ma una finanza e una cassa che precipita. Pochi soldi in cassa, comune di fatto commissariato. Ma leggi nazionali assolutamente incredibili, sappiamo bene che il 56% dei cittadini ha votato per servizi pubblici, ha votato contro la privatizzazione. Ebbene, il governo che fa?
prima aveva detto agli enti locali: dovete stare entro la soglia del 50% tra la spesa del personale e la spesa corrente. Cosa significa? Può mai essere la somma di tutti gli stipendi di un comune, di tutte le aziende partecipate per erogare l'acqua, per raccogliere i rifiuti, per fare il trasporto, pari al 50% non della spesa, ma della spesa corrente, che è una misura molto inferiore della spesa. Significa che dovete disfarvi delle aziende, dovete privatizzarli, e se non lo capite così vi facciamo una norma per la quale vi imponiamo di cedere il 40%. Un enorme problema democratico che colpisce ancora una volta il Sud, insieme al decreto che il governo Monti sta preparando sul fondo di riequilibrio, che toglierà ulteriori risorse a Napoli dopo 230 milioni di euro di tagli. Allora, il sindaco dice: attiveremo una grande protesta. Sicuramente egli è conseguenziale e lo vorrà fare, ma qui c'è una gigantesca e nuova questione meridionale, della quale il nostro auspicio è che De Magistris, Vendola, i lavoratori, i cassintegrati delle tante fabbriche del sud che riaprono poi dopo all'estero o al nord Italia, ci si rendano conto che oggi occorre un nuovo e moderno meridionalismo per riscattare il popolo meridionale e quindi l'Italia, perché ormai le cose viaggiano insieme. Ecco, apriamo ora una finestra sulla politica nazionale. Sandro Fucito, abbiamo detto, capogruppo della Federazione della Sinistra, capogruppo comunale, ma anche componente della direzione nazionale di Rifondazione Comunista. Lo spending review, in sostanza si tratta di una nuova manovra, un'ennesima manovra. Un'ennesima gravissima manovra, dopo che si è, attraverso, come dire, la riforma sulle pensioni, la cosiddetta riforma delle pensioni, consumato il più grave scippo che si potesse compiere ai danni dei lavoratori. 45 anni di contributi, un rendimento già basso, loro calcolano una vita media che arriverà forse a 120 anni, invece la verità in Germania dagli ultimi dati è che la vita media non aumenta e anzi si contrae. Morale della favola: ogni lavoratore verserà più di quello che riceve e quindi contribuirà con il suo lavoro a comprare gli F-35 per fare le guerre, a finanziare i contributi alle imprese, a finanziare i grandi affari di Stato. Paese strano, no? Paese balordo. In questo quadro, dove si sta rendendo impossibile la vita alle persone, il buon Monti non pensa di in alcun modo di recarsi presso le banche per un prelievo, non pensa in alcun modo che oggi le banche prendono la liquidità allo 0,7% dell'Euribor e fanno un mutuo ad un cittadino al 4,50, no? Non gli è venuta un'idea di farsi dare direttamente i soldi dalla BCE o prevedere un punto percentuale di prelievo forzoso dalle banche. Ovviamente adesso 7 miliardi di euro li si vuole dalla sanità, dagli enti locali, dai poveri cristi. Auguriamoci che questo incubo finisca presto, che la politica torni prerogativa dei lavoratori e delle lavoratrici, che irrompano in Parlamento e consegnino le vecchie nuove massonerie ai loro affari privati, perché io temo che di questo si tratti. Bene, buon lavoro, la puntata di oggi del Taccuino Politico termina qui, come sempre appuntamento a domani.